Yo, ma bella raga, rieccoci qua con un nuovo video, nuovo showcase, sempre circa la squadra Ghignu, ma sto giro togliamo Jayce e Barter per dimostrarvi perché sono quelli un attimino usciti peggio tra tutti. Non che siano scarsi, ma semplicemente esiste Gokuza che può far la loro parte, meglio volendo vedere. Ok, non ci sarà la sinergia perfetta con l'abbassarsi di tutti i timer count nel momento che un avversario tira una Ultimate, una Weekend o specialmente Rising Rush, ma c'è appunto Gokuza con l'anti-Rising Rush, c'è Ghignu che è un Revival e c'è Rekum barra Guldo che sono il best tank della vita a mio parere. Quindi team assolutamente ben messo sia per l'offensiva che per la difensiva. Equip tutti quanti a vista, anche qua purtroppo è saltato l'equipaggiamento platino della squadra Ghignu perché mancavano i tre Ghignu Force, ma non è un grosso problema. Guldo e Rekum totalmente sulla difensiva, sono riuscito anche a farmare uno di questi equipaggiamenti Awaken che ci dà con lo slot numero 1 fino al 25% di Base Blast Defense, slot numero 2 fino al 30% di Base Strike Defense e slot numero 3 Base HP e Delta Restoration fino al 10%. Ve lo consiglio raga, per tutti i personaggi Frieza Force, Frieza Saga Z. Equip tutti quanti a vista, vi invito come sempre a lasciare un like, a lasciare un commento, a iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Detto ciò, let's go! Team Future! Rose, Torangsu, Vegito! Vamonos, raga! Ok, partenza aggressive con il buon Vegito. Direi che switchiamo di qua e tancheggiamo un pochino. Vai, vai, spara le tue carte, Vegito! Nice. Andiamo così. Mettiamo questa strike che è quella meno scoperta. Cioè la più scoperta di tutte. Let's go. Torangsu? No Torangsu? Addio Rosé! Raga raga raga! Raga raga raga! Le Captain! Le Captain Ghignu! Devastante sto team, GG prossimo! Team Future con Gokuza! Va bene! Cioè non è andata così bene come speravo, però quantomeno possiamo fermarlo qua. Godurias! Andiamo così! Iniziamo a mettere qualche strike. Troppe strike, troppe strike. Dove sono le mie belle blast in questi momenti? Tappami dai. Posso... Sì, bene. Nice, nice, nice! Bro, what? What, bro?
Ok. Tutto molto good. Posso farti fuori 1.300.000? Molto bene. No, questa è sbagliata, ma posso fermarti con qualsiasi cover. Oh, nice. Pop. Andiamo anche di blu, deve forzare Vegito. Ottimo, dovremmo essere anche abbastanza buildati per non rischiare di morire con una rana. Let's go! Mamma mia, ragazzi, amo sti personaggi. Prossimo! Let's go, Team Android! Mono Purple! No, Powerful Opponent! C'è un Frieza di mezzo, così, infiltrato. Allora, fashion così. Che le strike erano un po' troppo coverabili. Bei dannetti. Ok. Tanka tanka recum. Sì, tutto per te. Non c'è problema, direi. Cioè, l'unico problema è che non può tag switchare. Hell no. Nice. Buildiamo, buildiamo. Andiamo da Sam. Ok, Little Frieza. Bei dannetti. Fastidio. Ok, nice pivi. Recum nuovamente tu in campo. Blocca tutto, grande muro. The big wall. Va bene, prima che ci rush non possiamo switchare. Ush. Allora, questa direi che è roba per Ginyu. Per il Katain. Sì. Recum grande roccia. Recum grande roccia. Facciamo sta piazziata, sta pazziata. Ok. M'ha fregato. E invece no. 969. L'ho fregato io. Let's go. Meno uno. Va bene. No problem, è buildato. Il bro è buildato. È pronto a tornare più forte che ma. Vabbè. Se inizia a dispiacermi per il bro avversario. Ok, qua non posso farci assolutamente niente. Fammi tornare in vita, finally. Mira bene Ginyu. Il bersaglio non è una rana. Pa 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 pam. Il capitano è partito. Siamo vicini alla main ability. Temporeggiamo ancora un po' con questo card draw 2x. E ora, finalmente, 3x for me. Thank you. Pesca, pesca, Ginyu. Pesca più di quanto posso tirare. Ma in realtà non posso pescare e tirare tutto. Perché il capitano è immenso.
Ok, non me ne frega niente. Recum, raga, è stata proprio la montagna che poverino non poteva scalfire. GG, prossimo. Ultimo match, Team Universe più Vegito, che non può mai mancare. Ok. Che era sto drop? Vabbè. Unlucky per noi. Sì. Beh, mi stai per rushare, non ho capito. Secondo me avrebbe voluto. Sti rush dopo 20 timer count, raga, criminali se li fate. Ok. Fine. Allora, 1, 2, buildiamo. È un déjà vu questa situa. Res go Gokuza. Andiamo anche ad SM. Ok, Vegito. Nope. Non m'è uscito. Ah, potevo switchare. Vabbè, facciamolo ora. Ok. Era in anti-cover pazzo, non potevo buttare Gokuza. Rippe. Ma posso azzeccarglielo! Resgo Gurdo! Resgo Gurdo! Bene così! Sì, l'ho già usata la main. Vabbè, ci ho provato. Ci ho provato, raga. Ok. Va bene, ho Ginyu pronto. Oh, Ginyu pronto al massacro. Nice, torniamo in vita. Garantito 200%. Ottimo. Butti 17. Nope. Ora? Sì. Addio per 17. Va bene, sacrificabile, sacrificabile. No, non riesce a morire comunque, eh. Sacrificabile ma ancora lì. Ok, facciamo proprio Gokuza, vai. Abbiamo il capitano su cui puntare tutto. Va bene.
scioccare draw in meno, non capisco. Guldo, facci rivivere quel momento in cui fai fuori Vegito dai capelli blu. Faccelo vedere. Raga, finale epico per questo showcase epico. Parliamo del team. Team Frieza Force con due terzi della squadra Ginyu. Come rende per me, raga, una meraviglia. Sono tutti personaggi utilissimi. Goku, raga, non c'è da parlarne oltre. Già sapete tutto quello che può combinare. Rende meglio di Jace e Barter? Assolutamente sì. Ginyu e Guldo e Rekum barra Rekum e Guldo rendono un filino peggio senza Jace e Barter, perché c'hanno un pochino meno danni, non hanno quei super debuff sulle ultimate e sulle awaken, e soprattutto quando vi lasciano non potete scegliere voi chi buttare, non c'è quella diminuzione di 10 count sul rush avversario. Ma avete Gokuza, appunto, che ha già un anti-rush abbastanza, ma proprio un pelino abbastanza forte, quindi di problemi non ne avete. In più c'è Ginyu con la revival, che non c'è paragone, raga, con nessun personaggio revival. Lui, se muore, bene. Nel senso, se muore torna in vita, bene. Se muore non torna in vita, avete fallito qualcosa voi durante il corso del match. Ma stavo dicendo che anche se non arriva a far la revival, quindi non arriva a 0 HP, è una bomba di personaggio, raga. Utilissimo, fa buoni danni, fa ottime combo, oscura continuamente con le carte blu che, fidatevi, è una roba molto molto scomoda per gli avversari, perché non avranno modo di rispondere sensatamente ai vostri attacchi. Quindi, personaggio che sto adorando, Rekum e Guldo, a mio parere sono un tank micidiale, specialmente buildati in questo modo. Tankano tutto, raga, e nel momento che devono fare qualche danno li fanno, nonostante non abbiano mezzo equip appunto dedicato a quello. E Gokuza, raga, ne abbiamo già parlato, fenomenale. Quindi team assolutamente promosso, penso che sia uno dei team migliori in assoluto per Gokuza e migliori in assoluto nel gioco. Ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Un bacione a tutti, alla prossima.